La speranza tiene in piedi la vita, la protegge, la custodisce e la fa crescere. Papa Francesco, all'udienza generale in Piazza San Pietro, dedicata ai nemici della speranza, ha ricordato che chi lotta per una vita migliore, chi si batte per il futuro dei figli, è gente capace di attendere, di avere speranza, è gente che non ha lo stomaco pieno, come i poveri, i primi portatori di speranza. Giuseppe, Maria e Pastore, ad esempio, nel nascondimento compivano la rivoluzione della bontà, perché ricchi del bene più prezioso, che è la voglia di cambiamento. Eppure, ha sottolineato il Papa, avere tutto dalla vita spesso è una sfortuna. I giovani bruciano le tappe, hanno l'autunno nel cuore. Avere un'anima vuota è il peggior ostacolo alla speranza, perché l'accidia, la erode e la rende un involucro vuoto. Dio ci ha creati per la gioia, per questo la preghiera aiuta, ha evidenziato Francesco, a combattere contro la disperazione. Se Dio è con noi, nessuno ci ruberà la speranza. La speranza è la spinta nel cuore di chi parte lasciando la casa, la terra, a volte familiari e parenti, penso ai migranti, per cercare una vita migliore, più degna per sé e per i propri cari. Ed è anche la spinta nel cuore di chi accoglie, il desiderio di incontrarsi, di conoscersi, di dialogare. La speranza è la spinta a condividere il viaggio, perché il viaggio si fa a due. Quelli che vengono nella nostra terra e noi che andiamo verso il loro cuore per capirli e capire la loro cultura, la loro lingua. È un viaggio a due, ma senza speranza quel viaggio non si può fare.